Ok, mi sembra che siamo partiti. Controlliamo un po' qua. Ok, eravamo partiti, benissimo. Perché io è la seconda diretta che faccio, manco, stavolta ho fatto più casino della volta precedente. Comunque, l'importante è che siamo partiti. Aspettiamo un attimino, condivido nel frattempo che è partita sui gruppi e cominciamo subito. Aspettiamo ancora un secondo, eh. Siamo partiti. Controlliamo. Faccio due condivisioni, due condivisioni, due. Ok. Ok, benissimo. Benissimo. Va bene, dai, cominciamo. Direi che possiamo cominciare. Vi saluto intanto, vi saluto a tutti. Ho deciso dopo la diretta precedente di una settimana fa di provare, diciamo, ci sono vari argomenti interessanti. Vi ho sottoposto un sondaggio. Sui due gruppi Sicilia in guerra, Sicily at War 1943 e Spegnete le luci, arriva Pippo. E quindi vi ho fatto votare, vi ho sottoposto tre argomenti, di cui uno era appunto poi quello che è risultato vincente, cioè quello di cui parleremo questa sera, che è la memoria storica dei bombardamenti in Italia. Che gli altri due erano praticamente l'argomento era le penne esplosive. E quindi tutti questi oggetti, questi pseudo giocattoli no, esplosivi che avrebbero lanciato gli apparecchi alleati durante la guerra, e invece l'altro era praticamente sull'approfondimento dei bombardamenti americani, cioè se effettivamente questi americani facevano dei bombardamenti terroristici o meno, cioè se c'era veramente questa differenza con gli inglesi, cioè gli americani fanno il bombardamento di precisione, gli inglesi fanno quello. Invece a tappeto, diciamo un po' a casaccio di notte, no? E allora sul gruppo di Pippo in realtà sono risultati in maggioranza a pari merito gli ultimi due, quindi questi qua delle penne esplosive dei bombardamenti americani e leggermente in meno invece quello che poi è stato quello di questa sera. Invece sul gruppo della Sicilia è stato nettamente vincente questo, quindi poi andando a sommare i vari risultati ha vinto questo, ma gli altri due poi ne parleremo prossimamente, anzi poi alla fine vi spiegherò, farò probabilmente un altro sondaggio, poi ne parliamo comunque alla fine del video. Venendo quindi all'argomento di questa sera, ecco, intanto vi faccio vedere, ho trovato lo Storia in Rete, che l'altra volta vi ho detto che c'erano probabilmente c'erano forse delle difficoltà, no, col cartaceo, ecco, l'ho trovato. Vediamo, ecco qua, questo è l'articolo, quello là, diciamo, principale mio. Di cui vi ho letto alcuni estratti l'altra volta, no? E quindi l'ho rintracciato, nonostante la pandemia l'ho rintracciato. E invece, venendo proprio all'argomento di questa sera, vi faccio vedere, vi farò vedere poi da un altro storia in rete un altro estratto che vi leggerò. Intanto, la memoria storica dei bombardamenti in Italia, quindi di cosa si parla sostanzialmente? Di come questi bombardamenti, il ricordo di questi bombardamenti è rimasto per l'appunto nella memoria. Quindi un discorso che va al di là della storia intesa come dal punto di vista scientifico, quindi come ciao Teresa. Intanto vi saluto a mano adesso che vedrò i commenti. Quindi intesa proprio dal punto di vista scientifico. Si parla invece della trasposizione popolare proprio dei bombardamenti. Quindi ricordo anche come è stato tramandato questo ricordo, se è stato tramandato pure. Saluto ecco gli amici degli archeologi dell'Aria che fanno ricerche, gli faccio anzi i complimenti perché fanno sempre delle ricerche di aerei abbattuti durante la guerra, che è oltre diciamo al
dal punto di vista storico, poi è importante anche perché so che spesso capita che si trovano anche i resti proprio del pilota che spesso non riusciva a lanciarsi, quindi poi si finiva per restare ed aver bruciare nell'apparecchio, quindi un lavoro anche umanitario oltre che storico in senso stretto, quindi vi faccio sempre i complimenti. E, quindi tornando sempre invece alla memoria storica, grazie, siete voi dei grandi. Quindi questa memoria storica, ecco per l'appunto, anche andremo a capire anche, ma esiste questa memoria storica? Perché vi farò vedere tassello per tassello, poi vi chiederete anche voi, ma esiste veramente o meno? Come magari può esistere una memoria su altri fatti che ci hanno coinvolto nella Seconda Guerra Mondiale qui in Italia? Come, senza buttarlo ovviamente sulla politica, ecco questa è una cosa che poi avremo modo di parlarne bene dopo, no? Però faccio un esempio più logico, le stragi naziste, dove esiste chiaramente una fortissima memoria. Ecco qua, sui bombardamenti, c'è o non c'è questa memoria? Allora, io comincio, quindi bando alle ciance, vi leggo un estratto, un pezzo, tratto da un altro storia in rete, questo io praticamente avevo risposto, intanto mi giro perché con la webcam, ok, questo è uno storia in rete, il numero 166 del settembre 2019. Quindi, di un bel po' di mesi fa. Quindi io qua praticamente rispondevo, c'era un lettore, ecco, saluto Yolanda, Yolanda che peraltro è stata vittima di un bombardamento a Capo d'Orlando in provincia di Messina, ha scritto anche un libricino su questa vicenda che è stata così gentile da mandarmelo e ha vissuto proprio un bombardamento in cui per miracolo è sopravvissuta, colpita in pieno la sua casa nelle fasi, se ricordo bene, era nell'agosto 43, nelle fasi proprio dell'avanzata americana, proprio quando si trovava proprio lì il fronte, quindi i tedeschi si stavano ritirando, le ultime retroguardie, gli americani venivano avanti, quindi i civili si trovavano proprio nel fronte, no? Sulla linea del fuoco, e è stata colpita e si è salvata per miracolo, era una bambina all'epoca. Saluto Franca Giunta, mia cugina, sempre dalla Sicilia, quindi c'è una forte presenza della Sicilia in questa diretta. E ok, quindi ritorniamo, eravamo qua, quindi a questo storia in rete. Qua c'era un lettore che chiedeva praticamente, riferendosi allo speciale di cui vedremo dopo, che era uscito il mese prima, sui bombardamenti, dove ho contribuito con più di un articolo. Chiedeva se lui aveva fatto una pubblicazione, mi pare, sui bombardamenti su Brescia e provincia. Voleva sapere se lui aveva sostanzialmente il primato, se era stato il primo ad occuparsi di bombardamenti in un'ottica di provincia negli anni del dopoguerra. Mi pare, non so se lui l'ha scritto negli anni 70, quando l'ha scritto. Comunque, io nella risposta ho spiegato un po', ho fatto un piccolo excursus in realtà dei bombardamenti intesi. Della memoria, anche dei bombardamenti, ma dal punto di vista proprio delle ricerche, no? Ricerche che all'epoca, come adesso vi leggerò, erano basate soprattutto sui ricordi popolari o comunque su ciò che c'era in Italia, non all'estero, non si poteva ancora vedere gli archivi, non inglesi, americani, erano stati desecretati. Quindi, allora, arriviamo qua Ok, sì, io qua gli rispondo, gentile signore, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente i lavori sui. Io vi leggo qua un estratto proprio per introdurre l'argomento. Allora, sicuramente i lavori sui bombardamenti aerei dei primi decenni del dopoguerra e quelli attuali sono assai differenti per vari motivi, a partire proprio, come giustamente diceva, dal contesto politico e culturale in cui venivano e vengono svolti. E qua, che si vogliono, comunque bisogna fare un discorso anche a livello politico, perché questo, come vedremo, ha contribuito molto nel creare un vero e proprio tabù sui bombardamenti, sulla memoria dei bombardamenti, quindi come questi sono ricordati dal popolo, dai comuni cittadini, nella appunto memoria popolare. Quindi, negli anni 70 vi erano ancora molti problemi che impedivano di parlare non solo di bombardamenti, ma anche di foibe e crimini commessi dai partigiani e in genere ogni episodio cruento commesso dalla parte vincitrice della Seconda Guerra Mondiale. Quindi i bombardamenti in questo caso vanno in un contesto più generale, diciamo, di crimini, tra virgolette, commessi dai vincitori. Ok, quindi un altro importantissimo dato è la mancanza che vi era all'epoca di fonti militari di origine alleata, essendo per la maggiore i documenti relativi ai bombardamenti ancora segretati.
Di conseguenza, le ricerche di quegli anni, sicuramente di natura pionieristica, si rivolgevano quasi esclusivamente a fonti nazionali, quindi in certi casi a documenti esclusivamente, ai documenti conservati presso gli archivi italiani, e poi in gran parte fonti di natura privata, testimonianze, diari, giornali, anche estere, eccetera, eccetera. Così, questi primi importantissimi lavori costituivano un immediato valore sia dal punto di vista storico, in quanto veri promotori della ricerca su questo tema scottante, come per la memoria storica, ponendosi come strumenti per tramandare il ricordo di quei drammatici eventi a livello locale. La situazione cambia poco negli anni a venire, e solo con la caduta del muro di Berlino i crimini non solo del comunismo, ma anche degli anglo-americani, sono messi per la prima volta in discussione, proponendo ricerche, studi, conferenze. La maggioranza dei libri sui bombardamenti sono scritti proprio dal 90 ad oggi, e l'intera tematica è tuttora oggetto di continui lavori, sia a livello locale che più ampio, come anche interessanti tentativi di creare una memoria storica a livello innanzitutto comunale e provinciale, in alcuni casi anche regionale. Proprio nel periodo in cui lei preparava il suo interessante volume sull'incursione a Brescia, vediamo se lui aveva scritto il periodo, settembre 75, era il periodo dove, ciao Concetta che è mia mamma, per l'appunto, quindi nel 75 che lui pubblicava questo libro. Allora, ecco, proprio quindi in quel periodo lì, quindi attorno al 75, succedeva in realtà una cosa molto importante, perché lo studioso italiano Giorgio Bonacina, che molti di voi sicuramente conosceranno, consultava per la prima volta gli archivi inglesi e comprendeva in dettaglio le motivazioni dei bombardamenti britannici come la tecnica con cui erano svolti. Si trattava di una rivoluzione che apriva la strada ai futuri studi che tutt'oggi sono pubblicati, basandosi proprio, oltre che su tutto il materiale di origine nazionale, su rapporti inglesi e americani, tutti desecretati a partire dagli anni 70 in poi. È stato questo a dare poi nuova linfa alle ricerche condotte dal 90 ai giorni nostri, assieme a migliori condizioni politico-culturali. Chiudo questa, vabbè, poi abbiamo chiuso, diciamo, andando più nel merito con quello che voleva sapere lui, no? Quindi, come vediamo, come vediamo in questa piccola, diciamo, introduzione, ciao Danna Borrelli, in questa piccola introduzione, il tema è stato per tanti anni, in realtà, messo da parte, completamente oscurato nel dopoguerra. E qui chiaramente è importante proprio il discorso politico, perché noi immaginiamo che quelli che ci hanno bombardato pesantemente sono stati gli inglesi e soprattutto poi gli americani. Questo significa che erano quelli che erano i nostri bombardatori, ma anche poi i nostri liberatori, quelli che, secondo poi tutta il racconto che si è fatto della seconda guerra mondiale, ciao a Franca Senno, che si è fatto della seconda guerra mondiale, ci hanno liberato dal nazismo, dal fascismo. Quindi è chiaro che era una cosa che andava un po' in contrasto, e quindi per tanti anni, ma veramente tanti decenni, è stata un po' messa da parte, è rimasta soprattutto nel ricordo. Ecco che Fabio Raimondi mi dice: già, chiaramente il discorso è questo. Io, ad esempio, vi volevo raccontare la storia che in realtà avevo già raccontato altre volte, però mi piace sempre ricordarla perché mi ha colpito veramente profondamente. È stato un po' d'anni fa quando mi trovavo a Pordenone per una presentazione del mio primo libro, Una cosa fisiologica finché si era in guerra fredda. E certo, sì, e chiaramente poi eravamo in guerra fredda, adesso poi vi leggerò anche qualcosina che avevo scritto sul ciao a mia zia Ida, sempre dalla Sicilia. Vi leggerò anche una cosa proprio che avevo scritto su questo. Chiaramente, l'Italia si trova in una posizione molto delicata dove il rischio, appunto, per chi ovviamente lo riteneva un rischio di cadere nell'orbita comunista, quindi bisognava chiaramente fare attenzione anche alla storia recente. Quindi vi stavo dicendo questa storia. Questo racconto di questa signora a Pordenone, no? In una presentazione che avevo fatto del mio primo libro sulle bombe a farfalla. Questa signora si avvicina a me quando ormai la sala si era svuotata, io mi trovo ancora, gli altri erano andati già tutti al buffet, mi trovo ancora lì, diciamo che non mi ricordo se parlavo con qualcuno, comunque ero l'ultimo, diciamo, ad abbandonare il posto, e questa signora poi si avvicina dopo che un
aveva tentennato per un po' dal venire, no? Inizia a parlare, io capisco subito dalla cadenza che era pugliese, in maniera molto palese, no? Pugliese, zona nord della Puglia. E mi inizia a parlare di questo bombardamento dove è colpita la sua casa, anzi la casa viene proprio rasa al suolo, e lei si ritrova, mi pare che aveva 5 anni, si ritrova unica sopravvissuta di tutta la sua famiglia, è morta sua mamma, sorelle, zie, l'unica estratta viva di quell'intero stabile. E mi racconta poi che si è trovata praticamente completamente sola, orfana, poi ha conosciuto negli anni successivi un signore che poi diventa un ragazzo che poi è diventato suo marito, che aveva avuto poi un posto proprio a Pordenone nelle poste e quindi si sono trasferiti poi là. Però lei dice: io non sono più riuscita a tornare nella via dove c'era la mia casa. Una volta abbiamo fatto un documentario sui bombardamenti della mia città e non sono neanche riuscita a vederlo. Cioè, è stata un'esperienza. Io poi ho detto: ma signora, ma lei è di Foggia? Perché quando mi ha iniziato a raccontare tutte queste storie qua, ho detto: Foggia è, secondo, diciamo, i dati, quelli lì registrati all'epoca, sarebbe la città che ha avuto più morti per bombardamenti. Si parla di 20.000 morti. Poi non voglio entrare nel merito delle cifre in questa occasione, però giusto per dire che è stata bombardata pesantissimamente, e ha detto: lei è di Foggia? Lei dice: sì, come fai a saperlo? E gli ho detto: Foggia, conosco bene, diciamo, 20.000 morti di bombardamenti si parla. Lei mi ha corretto, 22.000, mi ha detto. Quindi, e lei ha detto, mi diceva: vedi questo rossore che ho in faccia, no? Mi diceva, mi ricordo. Questa è l'agitazione, vedete, era un po' rossa, no? Era un po'. Questa è l'agitazione, io ancora adesso ho quel nervoso, quella cosa, diciamo, che mi è rimasta da quando ho avuto dei figli, ho dovuto combattere tante battaglie nella mia vita, però quella cosa di essere rimasta unica sopravvissuta, aver perso la madre, io ho pensato, ho detto: ma cavoli, ma questa signora è come un esule, cioè è emigrata, no? Ma è emigrata da una città che non c'era più, quindi è quasi come un esule, quasi come se ci fosse stata un'invasione di un esercito straniero. Ho pensato ad esempio all'Istria, alla Dalmazia, questi territori che abbiamo perso, che sono stati invasi dagli jugoslavi, quindi gli esuli, gli italiani che abitavano lì, che sono dovuti venire via. Ho detto: qui è una situazione ok, diversa, no? Non c'è stata un'invasione che qualcuno ha occupato, però c'è, cioè, come un esule, cioè, la sua città non c'era più, non esisteva più né come tessuto urbano, ma né come tessuto sociale, spezzati tutti i legami. E quindi, cioè, cavoli, voi vi immaginate una cosa del genere, veramente di tale importanza, che ha riguardato tutti gli italiani, che su cui non è stata costruita poi una vera e propria memoria. Infatti, per questo io volevo anche affrontare questo argomento. Tanto ve leggo i commenti. Sì, su quello che dicevamo prima, chiaramente, sulla guerra fredda. E allora io proprio su questo, vabbè, ci arriviamo dopo. Prima volevo arrivare al discorso delle lapidi. Volevo ragionare un attimo proprio su questa memoria dei bombardamenti, guardando proprio alle lapidi. Allora, io qua mi sono preparato qualcosa da farvi vedere, perché questo è interessante. Le lapidi, chiaramente, che ricordano i bombardamenti nelle città italiane. Allora, io qua mi sono preparato qualcosina da farvi vedere. Vi faccio un esempio, ad esempio, una lapide, questa qua, che si trova ad Alessandria. No? Molto evocativa, praticamente un rifugio che era stato colpito in pieno. Cercavamo rifugio, questo è quello che c'è scritto sulla lapide: cercavamo rifugio e trovammo la morte. Spose, mamme, bambini, mariti, padri, figli, fratelli, sorelle, un misto di carne e sangue. Oggi un solo spirito che grida a Dio, per l'uomo pace. Borgo Cittadella, le vittime di rifugio, 5 settembre. Questo è un bombardamento del 5 settembre 44. Quindi un tema molto religioso, un tema molto ricorrente, molto d'impatto, molto ricorrente in tante lapidi. Però non notate che c'è una cosa particolare: non si è nominato chi è che ha fatto questo bombardamento. Se ora io faccio una domanda provocatoria, no? Se fossero stati i tedeschi ad aver fatto questo bombardamento, per assurdo ovviamente, o ci fosse stata una strage tedesca, quindi l'SS o un reparto della Wehrmacht che faceva una rappresaglia, una strage, secondo voi non avrebbero specificato
che erano stati uccisi dai tedeschi, anzi dai nazisti, dai nazifascisti, e qua invece non hanno specificato nulla. Dal punto di vista storico è una cosa abominevole, però è una cosa che è prassi in praticamente tutta Italia. Per restare al nord, però, vi faccio vedere un esempio invece sulla Liguria. In Liguria ci sono delle eccezioni. Qua, ad esempio, siamo a Pietra Ligure, provincia di Savona, no? In questo caso, invece, su una lapide che ricorda la distruzione di un intero quartiere dell'abitato, i bombardamenti dell'estate del 44, la ricostruzione. Aspetta, che arriviamo. Ok, dai quartiere venne in più riprese raso al suolo dai bombardieri aerei americani. Quindi qua già c'è una differenza che io vi assicuro, perché è un argomento che ho voluto, a cui mi sono interessato ormai da un po' di anni, quindi ci faccio molto caso alle lapidi, dove non le ho viste personalmente, le ho cercate in internet, con Google Maps o comunque sì, sulle immagini su delle lapidi, se no su internet. Ecco, in questo caso sono stati indicati, che è una cosa completamente anomala. Su Milano, ad esempio, no? Milano è una città che io ho scritto il libro sui bombardamenti di Milano, è una città che si è tentato di replicare la tempesta di fuoco che c'è stata ad Amburgo nel luglio del 43. Quindi i bombardamenti dell'agosto 43 su Milano hanno tentato di replicare la tempesta di fuoco di Amburgo. Quindi bombardamenti pesantissimi della RAF, soprattutto poi anche degli americani più marginali, ma che come nel caso ad esempio della strage di Gorla del 20 ottobre del 44, anche altre zone della città di Milano sono state colpite, intere zone residenziali, tantissimi morti anche là. Quindi una città che ha sofferto molto per i bombardamenti. Ecco, una città che incredibilmente, ma non troppo come vedremo, non ha un vero e proprio monumento che ricorda questa distruzione che ha coinvolto l'intera città, i monumenti storici. È catalizzato un po' tutto sul monumento ai martiri di Gorla, tanti di voi lo conosceranno, un monumento molto evocativo, molto importante, veramente d'effetto, che però anche qua non cita praticamente gli autori del bombardamento, gli americani. Anche qui, domanda d'obbligo, ma se fossero stati tedeschi? Ma scherziamo, ci immaginiamo. E intanto vediamo, Fabiano Fontana mi scrive allora. Se pensa che canzoni siano ragazze, funzionano. Sì, certo, una posizione sicuramente di sudditanza verso gli alleati. Pensiamo anche adesso arriviamo anche a un altro discorso interessante. Andiamo sulla Sicilia, pensiamo anche alle stragi che ci sono state in Sicilia. Inizialmente ai pochi sopravvissuti che ci sono stati non gli hanno creduto. Non gli hanno creduto, anche denunciando, non gli hanno creduto, comunque non hanno voluto credergli. Quindi sicuramente in quella fase, poi cadendo il muro di Berlino, è cambiato un po' tutto. Infatti, come vi dicevo prima, dagli anni 90 c'è stata questa importante differenza rispetto al passato. Sulla Sicilia, io voglio spendere un attimo due parole, perché io finora vi ho detto che praticamente in tutta Italia non c'è questa, non si può specificare, diciamo, si evita perché può creare problemi. Sullo specificare chi ha fatto quel bombardamento, inglese, americano. Però in Sicilia c'è questa cosa particolare che invece viene sempre specificato. In Sicilia, se voi guardate le lapidi dei bombardamenti, è sempre specificato. Qui vi leggo qualche esempio. Allora. Qua ad esempio siamo a Patti, è una lapide che ricorda, con addirittura ci sono anche proprio i nomi delle vittime e l'età, in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti alleati del 1943. Semplice, semplice, non è che hanno scritto, sono andati contro agli alleati o chissà quale frase d'effetto ideologica con un senso politico, ma non deve avere un senso politico, ma chi se ne frega? Pulito, pulito. Ricordo delle vittime civili, dei bombardamenti alleati del 1993. Eppure, voi immaginate che nella gran parte d'Italia una cosa del genere non si può scrivere, perché si creano dei problemi, si creano dei problemi. Questo non è l'unico caso. In Sicilia è la prassi, signori, guardate. Qui siamo a Barcellona.
Barcellona Pozzo di Gotto, siamo in provincia di Messina. Rombo, ricorda il bombardamento del 12 agosto 1943. Rombo da aerei americani. Bombe sulla nostra città. Tante vittime innocenti 50 anni fa. Anche qui, rombo da aerei americani. Semplicemente si dà la nazionalità ai bombardieri, non c'è nessun problema. E così via. E così via. Quindi capite che perché in Sicilia c'è questa differenza? Io un'idea me la sono fatta. Probabilmente. Noi consideriamo che i bombardamenti, la Sicilia, la battaglia di Sicilia, lo sbarco del 10 luglio 1943 è avvenuto in un momento dove effettivamente gli alleati erano ancora ufficialmente i nostri nemici. Poi la situazione è cambiata in seguito all'armistizio, ovviamente, no? E gli alleati sono diventati per l'appunto nostri alleati pure. Tra virgolette, no? Nel senso che ci stavano liberando, ma in Sicilia non era ancora liberazione, quindi probabilmente non c'è stata poi neanche la guerra civile in Sicilia. E questo è un fattore, secondo me, determinante in questo discorso. Non c'è stata la guerra civile in Sicilia, cosa che c'è stata nel resto d'Italia. Quindi in Sicilia tutti questi vari problemi non ci sono, perché è diverso sotto questo punto di vista prettamente politico, sostanzialmente, il ricordo dei bombardamenti. Ok, ecco, io per chiudere proprio questo discorso delle lapidi, questa è un'altra lapide, lapidi che trovate comunque nelle foto della pagina, le trovate perché io le avevo comunque caricate, eventualmente le posso rinnovare, diciamo, ricondividere nei prossimi giorni così le vedete, vedete di cosa abbiamo parlato. Ecco, io chiudo con questa immagine che è veramente d'effetto. Io adesso vi faccio vedere più o meno, non si vedrà bene, però vi faccio vedere giusto. Vedete, sono due lapidi che sono una vicino all'altra. Queste qua, no? Qua siamo Balossa Bigli, che fa parte del comune di Mezzana Bigli. Siamo nel Pavese, siamo verso San Nazaro, diciamo, nel Pavese, provincia di Pavia. È molto interessante qua perché praticamente abbiamo due lapidi una a fianco all'altra. Allora, quella di sinistra, per ricordare il martire della libertà, il nome del martire, vittima delle barbarie nazifasciste, Mauthausen, 15 aprile 1945. Quindi una vittima dei nazisti. Diciamo, no? È morto in un campo di concentramento a Mauthausen, non è specificato, non so se era un partigiano, comunque martire della libertà, viene ricordato con tutti gli onori, barbare nazifascista, c'è molta enfasi, c'è molta retorica, no? A fianco abbiamo il nome di questa donna, mitragliata il 10 gennaio 1945, strada per Garlasco, vicino a San Biagio, seppellita in Balossa. Notate la differenza? Ah, grande te Marco, un saluto al mio amico Marco Montipò, ricercatore, adesso ultimamente è uscito anche un suo nuovo libro. Allora, quindi avete capito? Da una parte, cioè questa è la prova del no, non c'era bisogno, ma qui veramente, per assurdo, chi ha posto queste lapidi ci ha messo di fronte proprio la spiegazione definitiva del perché di questo fenomeno di cui stiamo parlando in maniera molto semplice. Quindi, da una parte, ucciso dai nazifascisti, peraltro in un campo di concentramento e quindi ricordato nella dovuta maniera, no? Dall'altro, mitragliata da un aereo probabilmente americano o inglese, e non si specifica niente. Qualcuno mi ha detto, sembra che è morta per un incidente stradale. È vero. È vero, cioè non c'è, non solo non c'è enfasi, non c'è spiegazione, non ci vuole nessuna enfasi, è solo verità storica. Addirittura, cioè, non si capisce quasi a uno che non conosce bene cosa è successo, che c'erano questi mitragliamenti, cosa è successo, diciamo, nelle nostre campagne in quel periodo là, manco capirebbe perché è morta. Dice, ah, sì, quello è morto per causa dei nazisti. Qua, boh, sì, non lo so, abitava qui, l'hanno seppellita qui, è morta. Cioè, manco si capisce. Quindi vedete cosa è successo. Qui c'è stato proprio un vero e proprio tabù. C'è stato un tentativo di rimozione della memoria. Cioè, sta memoria non è che non esiste, ma è nata veramente storpiata fin dall'inizio. E queste cose lo dimostrano. Ora, datemi un attimo di tempo che io vado a recuperare un
sondaggio che avevo fatto dovrebbe essere qua. Ok, io avevo fatto, adesso vi faccio vedere, un sondaggio, questo nel 2018, quindi sono passati 2 anni, nel febbraio 2018, però gli argomenti sono sempre quelli, non è cambiato nulla. Come vedete, allora, io ho fatto questo sondaggio qua, memoria dei bombardamenti aerei, l'avevo fatto sul gruppo Spegnete le luci, arriva Pippo, questo sondaggio. Perché in Italia è sempre stata un tabù, quindi la memoria dei bombardamenti? Cosa l'ha resa così difficile da elaborare? Dite la vostra. Io ho messo due opzioni, opportunismo e ideologia, scarso interesse generale. Allora, il 75% ha votato per opportunismo e ideologia e il 25% per scarso interesse generale. Io qua ho fatto una considerazione che vi volevo brevemente leggere. Rimozione. Sì, c'è stata una censura, rimozione nel senso che non si è voluto parlare, sì, una memoria poteva nascere perché comunque erano fatti vissuti, però non è stato possibile coltivarla e quindi sono venute fuori tante piccole sacche locali, quindi che ne so, quella frazione di campagna dove era successo quel mitragliamento o quel piccolo bombardamento, quella piccola incursione aveva la sua piccola memoria, ma una memoria che a sé non c'era un qualcosa di complessivo di nazionale, come ad esempio è stato per l'Inghilterra, perché l'Inghilterra bombardata dai tedeschi, comunque una memoria nazionale se l'è fatta sui bombardamenti e giustamente da noi non è stato assolutamente possibile, non si è potuta neanche coltivare. Io qua vi leggo adesso un estratto qua di questa considerazione che avevo fatto perché è molto interessante e tuttora attualissima, perché non è cambiato nulla ovviamente nel frattempo. Allora, i votanti sono stati ben 53, di cui 40 hanno scelto la prima opzione. Allora, il risultato onestamente non mi ha sorpreso, anzi sono rimasto incuriosito dal fatto che la seconda opzione, cioè quella là riguardo lo scarso interesse generale, abbia in definitiva conquistato così tanti voti. Questo, come altri aspetti, meritano un approfondimento. Ok, diciamo innanzitutto che la maggioranza di voi, scegliendo l'opzione opportunismo ideologia, conferma quello che è un dato di fatto. Cioè che nel secondo dopoguerra i bombardamenti divennero un tema scomodo dal punto di vista politico. La sconfitta dell'Italia, l'alleanza militare e la penetrazione politica e culturale di chi ieri ci bombardava sono tutti fattori che impedirono una memoria delle distruzioni belliche provocate dalle incursioni aeree, come resero peraltro impossibile qualsiasi altro ricordo o processo ai crimini dei vincitori. La guerra fredda vedeva il crearsi di solidi blocchi contrapposti, e qui andiamo a quello che si diceva prima, no? E la paura del comunismo e della dittatura marxista, messi a confronto col nuovo benessere che sembrava garantirci la nostra posizione con l'Occidente, fecero in modo che i bombardamenti, come altri orrori della guerra, fossero nascosti in cantina, quindi senza scordarsene del tutto, ma tenendoli ben lontani dagli occhi. Ma non ci fu solo opportunismo in tutto ciò, ma pure una forte componente ideologica che giocò a sfavore di questa memoria bistrattata. Era ancora ben viva, e per taluni lo è ancora oggi, la propaganda di guerra degli angloamericani, dove questi cercavano di infondere l'idea che se loro ci bombardavano era colpa del fascismo e della guerra voluta dal regime. Questo prima dell'armistizio, poi con la resa dell'Italia le incursioni divennero sempre più un necessario, questo virgolettato, sacrificio da sopportare affinché riacquistassimo la libertà. Se ci pensiamo, questa propaganda di guerra è tuttora viva ancora oggi in larghe fette comunque della popolazione, soprattutto ovviamente ideologizzate, no? Però ancora oggi c'è chi dice è comunque colpa del fascismo, il fascismo ha dichiarato guerra, quindi niente, non si può neanche parlare del discorso, perché niente, è stato il fascismo, perché certo è stato il fascismo e nessuno qua vuole dire che siamo quello che è successo, punto, cioè nessuno vuole fare una rivalutazione di che. Però poi ci hanno bombardato loro, cioè erano loro che decidevano. Quindi non è che possiamo chiudere il discorso, boh, è colpa del fascismo. Cioè, non ha senso. È come se io dico un criminale, dico è colpa della madre che l'ha partorito. Ma che cosa c'entra? Che cosa c'entra? Bisogna andare a Cassino e trovare qualche cosa parlando degli tedeschi e degli alleati. Andare in sa che tutti parlavano una lingua che i libri di storia non conoscono. Eh sì, anche nella zona poi di Anzio. Ci sono stati comunque dei crimini, ci sono state
si è creato un grande ghetto, ad esempio ad Anzio, dove la popolazione è rimasta chiusa a vivere in condizioni veramente insopportabili. Quindi ci sono tante memorie e non si può dire che una memoria prevale sulle altre. Se noi facciamo un discorso di storia, allora si analizzano tutti i vari fatti, ma le memorie qui sono tante e in qualche modo va data importanza a tutte, perché se no che nazione siamo? Se decidiamo che una memoria prevale, in qualche modo dobbiamo dare importanza a tutte. Poi non sono io che devo dire come fare, ok, però va dato il giusto peso a tutto quanto. E qua parliamo sicuramente di una memoria che per l'appunto non esiste, sostanzialmente non esiste sui libri di storia, insomma, non esiste questo tipo, questa memoria. Esiste così nei racconti che ci facciamo fra di noi, il nonno che ci racconta, il sentito dire, ma c'è un mondo, c'è un mondo. Io vi ho raccontato la storia della signora di Foggia, ma c'è veramente un mondo qua, tutto da esplorare. Quindi, torniamo alla considerazione che vi stavo leggendo. Allora, tutto lo del discorso di Italia, non era così certo. Certo, sì, assolutamente, sì, assolutamente, Fabiano Fontana, sono completamente d'accordo, in quella fase lì non si poteva parlare, perché chiaramente, infatti, appena c'è stato modo, si è iniziato a parlare, quindi chiaramente il blocco principale probabilmente era quello, nel poter parlare della faccenda. Ok, fatemi recuperare dov'è che ero arrivato. Ok, quindi dicevo, tuttavia, non sbaglia neppure chi nel sondaggio ha scelto l'opzione scarso interesse generale. Quindi nel sondaggio niente, c'era quest'altra opzione, no? Oltre a quella più prettamente che era colpa dell'ideologia, diciamo, della politica. Perché a fare da sponda a tutto ciò c'è comunque una cultura non proprio consona alla memoria storica in generale. Quindi noi italiani non è che siamo così, no? Per la memoria, per la storia, quindi già partiamo male. Poi figuriamoci quindi un tema che a sua volta soffre di limitazioni come quelle suddette, quindi siamo a posto, non se ne parla proprio. Eppure, caduto il muro di Berlino e terminando l'epoca dei blocchi, come delle ideologie, ci fu nuova speranza affinché si tentasse anche a livello istituzionale di creare una solida memoria sui bombardamenti aerei. Ma il tutto finì per essere scaricato sulle amministrazioni locali, che ognuno a proprio modo ha elaborato la questione, ma spesso, non sempre, inquinata ancora dai fattori di cui si è parlato nella prima opzione. Quindi poi c'è stato, appunto, dopo la caduta del muro, questa liberazione, tra virgolette, dove finalmente si poteva cominciare a parlare di quello di cui non si poteva parlare, ma subito si è ridotto tutto a un discorso locale, quindi in primo luogo comunale, in certi casi provinciale e in rarissimi casi regionale, come ad esempio nella Liguria si è costruita una specie di memoria regionale per la Liguria, piena di questi paesini dove magari, come Recco, per dire, dove c'era il viadotto, quindi loro dovevano colpire il viadotto, rasa al suolo, in quel caso Recco, ma possiamo dirne a decine di paesi che hanno fatto quella fine, Zoali, ce ne sono tantissimi, quindi si è creata quindi una memoria su questi vari paesi, soprattutto sono stati colpiti così. Poi Genova ha fatto un po' da caso a parte, perché poi bombardata dagli inglesi, dal Bomber Command, prima dell'armistizio, è stato un po' poi un caso a parte, ma però si è stata creata questa memoria regionale proprio perché sono stati colpiti tutti i vari paesi. In ogni paese c'era il ponte, c'era qualcosa, diciamo, per interrompere la ferrovia, no? Quindi, eravamo arrivati, quindi è caduto il muro di Berlino. Quindi questa memoria, quindi sempre comunque a livello locale, mai lo Stato si è preso carico, facciamo veramente studi e facciamoci finalmente una memoria nazionale. Come è stato, per stare sul discorso quindi di questo tema dei crimini, tra virgolette, degli alleati, delle foibe, che comunque lo Stato lì si è preso carico di una memoria nazionale. Qui sui bombardamenti non c'è stato questo tentativo. Allora, Marco Montipò mi scrive, ma Vito ritengo davvero. Vito centro cittadino, non posso giustificare. Lì poi noi diciamo che rispondendo a Marco Montipò, i bombardamenti, il grosso dei morti, dei bombardamenti in Italia, è stato dopo l'armistizio,
bombardamenti fatti soprattutto dagli americani. E qua poi si apre veramente un grande paradosso, no? E infatti io per questo avevo messo anche quell'opzione nel sondaggio e ne parleremo prossimamente. Se voi volete, ne parleremo sul fatto se gli americani effettivamente facevano questo benedetto terror bombing, bombardamento a tappeto, magari mascherando un po', intorbidendo le acque, dicendo, ma dove noi colpiamo di precisione, colpiamo di giorno, colpiamo questo, colpiamo quello, ma di fatto il grosso dei morti è stato dopo l'armistizio, con tutti questi bombardamenti contro il ponte, contro la fabbrichetta, contro quel marshalling yard, quello scalo merci. Ne parleremo poi approfonditamente, però è chiaro che la cosa è molto torbida, non è ben definita come potrebbe sembrare, come io stesso, perché io sono un appassionato, che sono diventato studioso, studiando per appunto l'argomento, andando negli archivi, da interessato, da appassionato. Io stesso inizialmente avevo un'idea più di un certo tipo, poi a mano, con nuove fonti, con nuove informazioni. Le cose un po' cambiano, si ampliano. Quindi io stesso su questo argomento ho un po' ampliato la mia idea e cambiato prospettiva. Infatti ne parleremo di questo discorso qua sugli americani, perché chiaramente sì, in guerra colpire il bersaglio militare è legittimo. Nasce il problema se comunque, anche se tu colpisci quel bersaglio militare, ci sono dei civili nei dintorni. Allora, a chi va la responsabilità? Il fatto che tu lo colpisci sapendo che sicuramente saranno danni collaterali ti permette di essere a posto dal punto di vista etico? C'è un discorso veramente ampissimo, però è talmente vasto che veramente lo affronteremo a parte. Lo affronteremo a parte perché sennò divagheremo troppo. Di carne al fuoco ce n'è veramente e c'è il tempo anche per affrontarla dandogli il giusto peso senza, diciamo, svilire l'argomento, perché sono argomenti che meritano veramente un approfondimento uno per uno. Tornando quindi qua, mi ha detto quindi memoria bloccata a un livello soprattutto locale, senza essere nazionale. In definitiva, potremmo anche dire che lo scarso interesse fu la diretta conseguenza della prima opzione, quindi l'opportunismo e l'ideologia. Quindi questo significa che avevo dato queste due opzioni, che questo scarso interesse, quindi degli italiani, sostanzialmente per la memoria dei bombardamenti in questo caso, è una diretta conseguenza anche di quell'opportunismo e ideologia, cioè se tu non crei le condizioni è ancora peggio, quindi figurati se lo Stato non crea le condizioni, se poi qualcuno va a interessarsi, sì, quando si interessa, uno solo si interessa, cioè non si può creare un qualcosa di massa, di popolare. Quindi, e probabilmente c'è del vero quindi anche in questo. Ma allora bisogna porsi una domanda. Se fossero mancati i fattori di cui è la prima opzione, e fin dal dopoguerra la memoria dei bombardamenti fosse stata di Stato, quindi immaginiamo come ad esempio quella sulla Liberazione, una memoria di Stato, una memoria ufficiale, se fosse stato così per i bombardamenti, ci poniamo la domanda. Irradiata dai mezzi di informazione, eccetera. Allora oggi la situazione sarebbe diversa? Io direi che chiaramente ci sarebbero delle differenze notevoli, ma in definitiva non a sufficienza da trovarvi in questo la soluzione. Penso che il problema di fondo resti la mancanza di interesse da parte della grandissima parte degli italiani. Una cosa che io chiaramente tuttora, questo l'ho scritto 2 anni fa, ma io tuttora purtroppo devo dire che è così. Che è così, di base c'è questa mancanza di interesse. Poi se la gente tu la vai a stimolare, si cominciano a porre delle domande, anche perché tutti abbiamo in famiglia, se andiamo a indagare qualcuno che quei bombardamenti li ha vissuti o in qualche modo ti saprà raccontare una storia, qualcosa, quindi ci riguarda, ci riguarda. Però di base non abbiamo noi questo interesse. No, quindi se non c'è qualcuno che stimola, in questo caso non c'è lo Stato che stimola, è chiaro che qualcosa di massa di me non ci sarà mai. Finiamo veramente con questa lettura. Allora, vabbè, poi mi ponevo le domande sul domani, ma sì, possiamo chiudere qui, vabbè, più bene o male era tutto. Intanto mi leggo, allora, Marco. Che mi scrive allora i bombardamenti. Ah no, il commento di prima. Pensavo che ne ce n'era un altro. Era andato avanti da solo. Allora, quindi
Quindi noi siamo arrivati a questo punto della discussione. Abbiamo detto, quindi la colpa è anche un po' nostra, non c'è una memoria, una vera e propria memoria dei bombardamenti, di fatto, o comunque solo locale, non c'è una vera e propria memoria nazionale. Ma veramente non c'è proprio una vera e propria, cioè non c'è una vera e propria memoria nazionale, ma non c'è un qualcosa veramente di nazionale sul tema dei bombardamenti che unisce? Effettivamente. Un qualcosa c'è ed è Pippo. Tanti di voi avranno già capito, no, di chi parlo. Pippo era quel famoso bombardiere, diciamo, notturno, quell'apparecchio che veniva di notte e attaccava dei bersagli d'opportunità, quindi vedeva una luce, vedeva qualcosa che si muoveva, un'ombra, qualcosa nel buio e l'attaccava, no? Anche qua non vado troppo nello specifico perché è un argomento che merita veramente un approfondimento a sé. Però qui va assolutamente citato perché Pippo fa parte della nostra memoria dei bombardamenti. Anzi, è l'unico caso dove si è potuta creare una memoria più o meno nazionale. Perché Pippo ha operato dalla Sicilia all'Alto Adige. In tutta Italia ha operato Pippo. Ha preso poi la denominazione Pippo. Soprattutto nel nord, poi in altre zone d'Italia veniva chiamato diversamente il ferroviere, Peppino il ferroviere, Pierino, venivano dati altri nomignoli. Poi nel nord, soprattutto, ha avuto questo nome definitivo proprio Pippo. Però è una cosa che unisce che è un po' l'Italia dal punto di vista dei bombardamenti. E per assurdo, unisce non. Un qualcosa, un evento veramente un bombardamento calamitoso, un B-17, B-24, bombardieri pesanti, ma proprio un aereo che ti veniva lì di notte, che faceva alla fine pochi danni, anche se faceva molta paura. Ed è una cosa che è molto interessante. Io ho scritto un libro dove parlo di Pippo, il mio primo libro, Le bombe a farfalla, Le miscele di bombe a farfalla sull'Italia, e dove tratto di questi ordigni, che anche queste sono una cosa che potremmo approfondire in seguito, che venivano sganciati però dai Pippo, in questo caso erano a 20 AVOC, erano bombardieri che operavano di notte. Quindi sostanzialmente tutti questi vari apparecchi che notturni erano missioni Night Fighter Intruder, no? Quindi di disturbo sostanzialmente all'interno, diciamo, del territorio occupato dai tedeschi in Italia, per la gente ovviamente era Pippo. Erano più apparecchi, erano più operazioni che poi nell'immaginario collettivo era un aereo singolo, poi si sono venute fuori tante storie. Su Pippo, anche inteso come memoria dei bombardamenti, vi leggo un breve estratto di un articolo che avevo scritto che è online, anzi in maniera completa, e vi metterò il link. Qui c'è un estratto, questo è lo speciale di Storia in Rete, Bombe sull'Italia, che era uscito era il 2019. Comunque lo trovate se lo nell'estate comunque del 19, se non sbaglio. E comunque se vi interessa lo trovate, io ho contribuito con più di un articolo qua e vi leggo qualche estratto proprio su Pippo inteso come memoria dei bombardamenti, poi tutto il mistero di Pippo, qua e là lo possiamo approfondire a parte perché anche qui è un argomento vasto che non si può svilire, diciamo, così, in maniera troppo riassuntiva. Allora, infatti io qui dicevo, non esiste in Italia un solo testimone della Seconda Guerra Mondiale che non abbia mai sentito parlare di Pippo. Da nord a sud, le gesta di questo leggendario apparecchio notturno affollano i testi di storia locale, le testimonianze di chi c'era, o di chi ne ha sentito parlare attraverso i racconti successivi. Pippo non è presente solo nei ricordi, ma pure nel folklore italiano dell'epoca. Attorno ad esso sono nate fiabe, filastrocche, canzoncine, poesie, disegni e dipinti. Insomma, Pippo rappresenta un momento preciso della nostra storia nazionale, un tempo drammatico dove dal Brennero a Lampedusa l'Italia era bombardata dagli alleati. E proprio Pippo, infine, a rappresentare l'unico esempio di memoria storica dei bombardamenti aerei a livello nazionale. Una vera eccezione rispetto ai consueti ricordi popolari circoscritti sempre a contesti locali, il più delle volte comunali o al massimo provinciali. Quello che vi dicevo prima. Poi vabbè, spiego un po' come operava Pippo, questo ne approfondiremo in altro momento. Vi voglio leggere la fine, che è molto evocativa anche del perché, proprio
un Pippo, un bombardiere leggero, un piccolo apparecchio deve diventare il simbolo un po' della memoria dei bombardamenti. Allora, in definitiva, la leggenda di Pippo, del quale è incerta pure l'origine del nome, preso forse dal personaggio Disney, dal rumore dell'aereo o altro ancora, si è sviluppata in maniera straordinaria, aiutata anche dalla propaganda fascista, perché chiaramente poi è stato utilizzato in maniera spregiativa dalla propaganda fascista, no? Proprio per attaccare, come erano subito lì gli americani, gli alleati che ti bombardavano d'improvviso appena vedevano una luce, no? È stato utilizzato niente dalla propaganda, però prevale nel ricordo popolare in realtà una visione un po' umoristica, cioè si scherzava su Pippo, pur temendolo, però viene raccontato in una maniera quasi scherzosa, giocosa, il nome alla fine lo testimonia, è un nome comunque simpatico, oppure parliamo di un apparecchio di morte. Quindi, la propaganda fascista, la quale non può essere però considerata l'ideatrice vera e unica di tutta questa faccenda. Poi approfondiremo, vi dico, ci sono certe opinioni anche discordanti su Pippo, però approfondiremo in un altro momento. Pippo nacque e si sviluppò perché rispose a un bisogno preciso dei nostri nonni. Gli italiani ebbero il loro simbolo della guerra aerea che li coglieva e che li coinvolgeva. Lo scelsero non tra i possenti Lancaster o tra le maestose fortezze volanti, che volando in formazione devastavano le nostre città. Vollero invece un aereo qualunque, uno dei tanti, che volava in solitudine e quando tutti si trovavano chiusi nelle proprie case. Lui era diverso dagli altri, perché irrompeva quando c'era silenzio, quando ognuno era coricato sul letto solo coi propri pensieri, violandone l'intimità. È vero o no? È vero o no? Ecco che Pippo divenne quasi un amico, a cui prestare l'attenzione, vero, ma pur sempre un soggetto benigno che non ti infastidisce se ti comporti correttamente. Bambini, spegnete la luce, se no arriva Pippo, ordinavano le mamme ai propri figli, inventando anche filastrocche e canzoncine a tema per farli stare buoni. Pippo è stata la nostra ingenua bonarietà, l'antidoto ai brutti pensieri e all'orrore della guerra, il nostro modo da italiani di dare sfogo a un periodo orribile della nostra storia. Pippo, in fondo, siamo noi. Forse è stato questo il segreto di Pippo. Non voglio aggiungere altro, io veramente su queste parole volevo chiudere questa diretta. E ci sarà sicuramente ancora molto da dire e lo diremo. Io vi ho fatto, diciamo, un excursus generale, però c'è tanto da dire, mi sarò sicuramente scordato un sacco di cose. E chiaramente non posso neanche stare qui ore e ore perché non mi guarderebbe nessuno. Quindi ne riparleremo sicuramente. E per la prossima, perché a questo punto settimanalmente vi darei questo appuntamento, io avevo già proposto quelle altre due opzioni. Probabilmente rinnoverò il sondaggio, quindi sui prossimi argomenti, penne esplosive oppure se questi bombardamenti americani avevano effettivamente anche un carattere terroristico oppure era solo precisione, eccetera, eccetera. Rinnoverei quel sondaggio, quindi lo troverete sui gruppi Spegnete le luci, arriva Pippo e Sicilia in guerra, Sicily at war. E non posso metterlo sulla pagina perché Facebook ha tolto la possibilità di fare il sondaggio sulle pagine, nei gruppi per ora si può ancora fare, quindi lo farò lì. E quindi, essendo che era in una situazione di parità, così vediamo se qualcuno la spunta e democraticamente così daremo la priorità a quello. E allora niente, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Seguite che metterò link su quello di cui abbiamo parlato, approfondimenti, quindi potrete leggere delle cose su quello che abbiamo detto stasera. Un abbraccio a tutti quanti e alla prossima.